Buongiorno a tutti e bentrovati. Sono lieta di ospitare oggi nel nostro studio la dottoressa Luisa Ferrari, ricercatrice del Buongiorno. CNR. Buongiorno. E insieme parliamo delle proprietà elettroniche dei sistemi a bassa dimensionalità e dello studio che la dottoressa sta portando avanti. Bene, innanzitutto, che cosa sono i sistemi a bassa dimensionalità? E dunque, i sistemi a bassa dimensionalità sono semplicemente quei sistemi bidimensionali, per esempio, come i film sottili cresciuti su substrati spessi, o sistemi unidimensionali, come file di atomi parallele, isolate, o nell'estrema confinamento i sistemi zero dimensionali come gli atomi singoli o cl piccoli cluster di atomi isolati sulle superfici. Questi sistemi sono appunto sistemi, si chiamano sistemi confinati a confinamento quantistico perché gli elettroni in questi sistemi sono confinati in una, due o tre dimensioni spaziali e quindi hanno delle proprietà completamente diverse rispetto ai materiali, gli stessi materiali nel volume, quindi in tre dimensioni. Per questo motivo sono molto interessanti e noi ne studiamo le proprietà elettroniche, quindi studiamo film sottili, metallici, depositati su superfici metalliche o semiconduttrici o file di atomi auto-organizzate in modo semplice in laboratorio, si costruiscono questi sistemi in laboratorio nello stesso ambiente in cui si studiano le proprietà elettroniche e studiamo con la fotoemissione risolta in angolo, facendo uso di luce di sincrotrone, appunto le proprietà elettroniche di questi sistemi, quindi vuol dire come si distribuisce nello spazio delle energie e dei momenti la funzione d'onda, l'elettrone stesso di questi sistemi. E diciamo, lei quindi si occupa di ricerca di base. Quali sono le difficoltà che generalmente sono legate a questo tipo di ricerca? Ma sono appunto ricerche fondamentali che non hanno un'immediata applicazione, cioè noi non costruiamo dispositivi per l'elettronica, per l'ottoelettronica, che appunto questi sistemi hanno un'enorme importanza per diversi tipi di applicazioni in questi campi, nel campo della spintronica, nel campo della sensoristica chimica, però noi studiamo le proprietà fondamentali e quindi scegliamo i sistemi adatti, modifichiamo in laboratorio le dimensioni, appunto noi studiamo, prima di rispondere alla sua domanda, voglio spiegare qual è il nostro obiettivo, è quello di studiare principalmente tre aspetti noi studiamo di questi sistemi, le dimensioni, quindi modificando le dimensioni cambiano le proprietà, studiamo l'interazione con il substrato, quindi l'interazione con gli stati del materiale che scegliamo come substrato e la morfologia stessa dell'interfaccia. Quindi sono proprietà assolutamente di base e la difficoltà odierna di questo tipo di ricerca è noto, è generalizzato che insomma, non avendo un'applicazione non abbiamo dei finanziamenti supersonici come possono essere altri campi. E questa è la difficoltà, ma è anche la bellezza della nostra ricerca, quello di cogliere i principi e poi di appunto Seminare, di insomma. esatto. Bene. Quindi, insomma, parlavamo delle applicazioni e dei vantaggi poi legati a questo tipo di attività. Possiamo, insomma, dire qualcosa di più? Sì, questi sistemi hanno, come ho detto, delle proprietà che sono peculiari e inedite rispetto agli stessi materiali. Proprietà che sono appunto le proprietà elettroniche, proprietà magnetiche, proprietà di trasporto, proprietà anche chimiche nella capacità di reazione. Quindi le applicazioni possono essere enormi e, per esempio, giocando sulle dimensioni delle catene atomiche, una catena atomica di un materiale costituita da un atomo, di un atomo, una fila di un atomo di materiale ha un comportamento magnetico, aggiungendo un'altra fila, considerando una catena biatomica, il comportamento magnetico è opposto. Quindi, insomma, giocando sulle dimensioni, giocando sul tipo di materiale, si riesce a modellare un dispositivo a seconda delle proprietà che tu vuoi. Quindi
Quindi questa è la bellezza di questi sistemi nanostrutturati. Il vantaggio più interessante. Bene, noi comunichiamo a chiunque voglia saperne di più, a proposito delle attività, di ricerca, insomma, che può scrivere una mail all'indirizzo luisa.ferrari@isc.cnr.it. E dunque, facciamo un grande in bocca al lupo alla dottoressa per la sua attività di ricerca, buon lavoro Grazie. e arrivederci alla prossima puntata di CNR Lifework.